box è un termine che nel calcio si usa per descrivere un giocatore che da solo percorre tutto il campo, da un'area all'altra. Ma box to box, tradotto letteralmente, significa anche da scatola a scatola, come quelle dei ricordi che si riaprono per rivivere momenti importanti della propria vita. Ispirandoci al box to box, abbiamo deciso di ripercorrere le storie dei giocatori granata, passando da una scatola all'altra, alla scoperta dei momenti belli e brutti della loro carriera. Oggi andiamo box to box con il giovane calciatore bandiera granata Valerio Mantovani. Io me lo auguro perché è quello che penso ogni giocatore punta, cioè nel senso non penso che un giocatore cominci a giocare e dice voglio giocare nella categoria più bassa. È naturale che aspiro a quello. Se viene con la maglia della Salernitana ancora meglio, anche perché sono 5 anni che sto qua. Quindi speriamo che venga con questa maglia, perché sarebbe ancora più bello. Benvenuto Valerio. Grazie. Come stai? Tutto bene, grazie. Finalmente tutto bene? Finalmente tutto bene. Incrociamo le dita? Incrociamo. Valerio, ho deciso di incontrarti qui, al Vestuti. Il Vestuti è un po' il museo della storia della Salernitana. Qui ci sono tanti ricordi, no? In granata. Dal 1931 al 1990 questo stadio ha accolto la squadra che adesso tu rappresenti e quindi ancora oggi trasmette forti emozioni ai tifosi della Salernitana. Ecco, tu che emozione provi in questo momento a stare proprio qui? Beh, sinceramente questo è un posto emblematico per questa città perché comunque i tifosi che tutt'oggi ci vengono a vedere allo stadio parlano sempre di questo posto come se fosse veramente il posto più importante della città, anche perché come sappiamo Salerno vive di calcio e questo posto per loro è, diciamo, un ricordo magico che cercano di trasmetterci sempre. Soprattutto quando arrivano nuovi giocatori, perché a volte non si conosce la storia della società e soprattutto del popolo granata e mano a mano che si comincia a entrare in campo con questa maglia i tifosi sanno bene come riaddrizzarti sulla retta via raccontando di queste storie comunque che a noi ci fanno un gran bene. Valerio, allora, prima di andare a parlare dell'attualità, quindi anche del tuo periodo in granata, io farei un viaggio a ritroso e partirei dai tuoi inizi. Allora, l'elite delle giovanili è stato il salotto della tua infanzia. Sei cresciuto a Roma, sì. E poi, per poi passare a Torino. A Roma però allenatore e comunque dirigenti decisero di non puntare su di te, sì. Bensì di puntare su altri giocatori. Sì. Come l'hai vissuta quella situazione? Beh, diciamo che comunque essendo romano e avendo giocato 7 anni lì con la Roma è stato un grande dispiacere, però ci sono comunque dinamiche nel calcio che vanno capite ma soprattutto vanno affrontate, perché purtroppo non esistono solo le cose belle e bisogna sbloccarsi soprattutto quando ci sono questi momenti. La società non aveva creduto in me soprattutto per un ritardo di sviluppo fisico e ho intrapreso un altro cammino andando a Torino, separandomi dalla mia famiglia, andando a 800 km di distanza che, essendo abituato a stare sempre a casa, è stato per il primo mese una bella batosta, però tutt'oggi sono molto fiero del percorso che ho fatto e sono molto contento. Probabilmente da bambino ti favi anche la Roma, essendo nato lì magari era anche il tuo sogno, no? Sì. Vestire la maglia giallo-rossa. Beh sì, ero tifoso della Roma e noi facciamo sempre raccattapalle allo stadio, quindi era veramente bello stare lì a casa. Però sei ispirato anche a qualche calciatore della Roma? Non in particolare, perché che comunque quando sei lì dentro, soprattutto a Trigoria, sei spesso a contatto con i giocatori della prima squadra, cioè li vedi sempre allenare sul campo vicino a te, quindi già questa cosa ti metteva una gioia immensa e ti piaceva vedere gli allenamenti dei giocatori. Come hai detto tu, passi a Torino a titolo definitivo e qui a Torino mister Longo, dopo che tu avevi comunque fatto bene nella Berretti e nei giovanissimi, decide di chiamarti in primavera. Beh, è un mister veramente molto importante per me perché è colui che secondo me ha creduto più di tutti
su di me, perché è uno che mi ha insegnato molte cose, soprattutto quando ho fatto questo percorso lontano da casa, perché spesso quando sei a casa non valorizzi tanto le cose che hai attorno. Cioè il calcio per me a Roma, facevo l'allenamento, tornavo a casa, uscivo con gli amici, invece Moreno Longo era un mister che già in primavera ti insegnava a capire veramente che cosa significa fare il calciatore. È un lavoro a 360 gradi, ma soprattutto è essere un professionista a 360 gradi. Probabilmente hai trovato anche qualcosa di familiare in lui, no? Tanto lontano da casa, un bambino che si affida completamente a un mister che ci crede. Beh sì, perché comunque aveva un rapporto bellissimo con tutto il gruppo, quindi è stata veramente una bella emozione condividere con lui 3 anni importanti della mia vita, perché mi ha veramente sbloccato sotto tanti punti di vista. Ma tu lo sai che il Gran Toro ha giocato qui in questo stadio nel 48 contro la Salernitana, ovviamente, e ecco, no, immagino che per te sia stato un onore indossare quella maglia. Beh sì, anche Torino ha una grandissima storia, la sappiamo tutti, la storia di Superga. Torino è una maglia storica, si possono raccontare migliaia di cose su quella società. È stato veramente bello indossare quella maglietta, perché poi tutta la storia che la circonda alle giovanili la fanno vivere in maniera veramente sanguigna. Cioè il 4 maggio si va tutti a Superga a fare la messa per ricordare comunque la scomparsa di tutti i giocatori quando tornavano da Lisbona. È una cosa che comunque tocca tutti e a noi ci hanno reso parte di questo bellissimo percorso. 2 stagioni, diciamo, da protagonista nella primavera del Gran Toro, di cui una anche da capitano, però il club ti abbandona, tra virgolette, sì. Decide di non puntare anche questa volta su di te e ti svincola. Sinceramente mi aspettavo potesse andare diversamente, perché comunque ti rassicuravano con delle parole, delle promesse che poi non sono state fatte, però a casa mia si dice chiusa una porta si apre un portone, quindi sono contento che la Salernitana abbia creduto in me dall'inizio e mi abbia fatto venire qui per dimostrare che magari si sbagliavano a aver fatto quella scelta. La Salernitana decide di puntare su di te prendendoti dal mercato degli svincolati e dandoti la più totale fiducia. Beh, è un bel salto, perché comunque sei abituato a rapportarti con ragazzi della tua età, diciamo, quando giochi in primavera con 18 anni. Sono venuto a Sarnano, che era nel 2017 mi sembra, e 2016 o 2017. 2016 probabilmente. Sì. E mi ricordo appena sono entrato comunque nei spogliatoi con tutta gente di 30 anni che ha esperienze sulle spalle che possono raccontare. Io ero comunque un ragazzo appena uscito dalla primavera, ho cercato di adattarmi il prima possibile. Non è stato facile, però ho avuto un mister splendido che era Sannino, che penso sia una delle persone più vere nel mondo del calcio che ci sono, perché è uno che non ha peli sulla lingua e se ti deve dire una cosa te la dice in faccia senza nessun tipo di problema. E quello mi ha aiutato molto. Forse è stata la prima volta che hai detto ok, io questa volta ce la posso fare. Beh sì, perché comunque da subito il mister poi mi ha lanciato dentro, diciamo. E dalla prima partita all'esordio lì a Spezia è stato come veramente un sogno, perché comunque era un palcoscenico importante, era l'apertura del campionato di Serie B, la sera, stadio pieno. Ero veramente scioccato, diciamo. E la Reghi come te lo ricordi? Invece la Reghi mi ricordo la seconda partita di campionato, che era col Verona, che comunque sappiamo tutti che ci sta un po' di astio, diciamo. Con la maretta, sì. Diciamo così. E era pieno e non avevo mai visto una cosa del genere, perché non ero mai stato, diciamo, in uno stadio vero. E mi ricordo il gol di coda. È cascata giù tutta la coppa, è stato veramente molto molto bello e emozionante.
Quindi la Salernitana decide di puntare su di te, 2 anni in campo in cui hai fatto benissimo e poi purtroppo l'infortunio. Com'è accaduto, Valerio? Contrasto di gioco, una scivolata, un dolore che magari sottovalutiamo qualche botta, qualche contrasto, però comunque nel passare dei giorni continuo a sentire dei dolori lancinanti. E poi però per non abbandonare la barca, comunque, visto che stavamo in una situazione tutt'altro che bella, abbiamo fatto i play-out e dopo i play-out e la salvezza conquistata ho deciso di comunque fare delle visite specialistiche per capire un po' quello che avevo e alla fine diciamo avevo un po' di roba, avevo un osso dell'ischio staccato e 2 tendini quasi completamente seghettati, quindi ho subito un bel infortunio, poi fortunatamente disponiamo al mondo dei dottori formidabili come quello che è in Finlandia, che tutt'oggi sono riconoscente, però è stato un anno travagliato perché tra Covid, infortunio e tutto è stato come uscire da un buco nero, piano piano. Però come sembrava questa strada non finisse mai. A lasciarti mai. Questo infortunio alle spalle, è stata dura? È molto dura, perché comunque non è il problema dell'operarsi, il problema è quello che viene dopo, perché tutti i giorni comunque ti devi dedicare al 300% a quello che hai subito. Quindi c'è stato tanto lavoro e mi dispiaceva anche comunque vedere tutti i miei compagni giocare dentro al campo. Io venivo spesso alla Reghi a vedere partite in casa, mi dispiaceva vedere loro in campo, io fuori comunque con le stampelle. Non è stato bello, però comunque è un periodo passato che mi metto alle spalle, però ne faccio tesoro e spero che non accada più una cosa del genere. Stringiamo le dita. Tra l'altro la tua presenza in campo è mancata tantissimo anche ai tifosi, no? Perché come dicevi tu, l'ultima partita che ti ha visto protagonista è stata quella del 9 giugno 2019, una partita dove bisognava stringere i denti, giocarsela fino alla fine, salvarsi, e tu probabilmente sei stato uno tra quelli fondamentali per quella salvezza. Come lo ricordi quel giorno? A parte quel giorno, proprio una settimana carica d'ansia, perché comunque dovevamo fare 2 partite nel giro di 5 giorni e dovevamo salvarci per forza, perché a parte la squadra che avevamo, penso che quello che avevamo fatto prima non rendeva quello che eravamo noi. E secondo te come siete arrivati a quel punto? Perché siete arrivati proprio a quegli attimi prima della salvezza? Forse eravamo un po' disuniti, si era creato comunque un meccanismo dove non riuscivi più a portare a casa i punti, quindi si innescano delle cose comunque che a volte neanche si spiegano, però comunque dovevamo salvarci per forza e fortunatamente ci siamo riusciti. Quindi un intervento nel mese di ottobre, tra l'altro all'estero, quindi probabilmente anche lontano da molti dei tuoi familiari, da molte di quelle persone che ti avevano sostenuto in quei momenti difficili, una strada che si faceva sempre più in salita, però poi diciamo ad un certo punto ti sei sentito pronto a rientrare, le tue condizioni fisiche giocavano a favore. Appena rientri in campo hai un po' di timore nelle prime volte che ti alleni, perché comunque vieni da un trauma forte che condiziona anche la testa, però poi con il passare dei giorni, dei mesi che ti alleni tutti i giorni con i compagni, poi dopo diventa un meccanismo automatico che va a scemarsi, la testa comincia a lavorare da sola e non ha più quei problemi magari che stai sempre a pensare, oddio adesso se succede un'altra volta, se succede così, invece poi ho avuto dei compagni fantastici, perché mi sono stati vicini. Chi tra i tanti ti senti di nominare in questo momento? Migliorini, Di Tacchio, Djuric, ne ho avuti tanti, Vannucchi, veramente tanti, tutta la squadra, Lopez,
Lopez ti toglie un sorriso anche quando è la giornata più nera al mondo. Cercava però, di metterti di buon umore. Però sì, quello conta molto quando comunque vivi dei momenti un po' bui. Valerio, però diciamo che sei uno a cui la vita non la fa tanto facile, ti mette sempre di fronte a dure prove, perché non ultimo tra gli avversari che hai dovuto sfidare è il Covid, che forse è stato uno degli avversari più temibili. Credo che per te non è stato facile neanche quel momento. No, non è facile, poi viviamo comunque quotidianamente in mezzo a una pandemia, cioè anche se andiamo al supermercato ce lo possiamo prendere, quindi è stato veramente brutto, soprattutto perché non ti senti neanche in condizioni di poter fare tanto, ti senti stanco, io mi sentivo fiacco da morire. Avevi sintomi? Quindi, sì, avevo sintomi, però leggeri, diciamo. Sentivo sempre fiacco, non sentivo né gusto, né odori, niente. Però è durato 23 giorni, quindi mi sono dovuto saltare tutta la prima parte di ritiro. E mi ha rimesso di nuovo a rincorrere un'altra volta i compagni per tornare in squadra di nuovo, quindi è stata sempre una rincorsa continua. Speriamo che questa rincorsa finisca. Adesso già qualche mese mi alleno tutti i giorni con la squadra, quindi spero che non ci siano più avversità. E Valerio, proprio rispetto a questa cima, no? Tu prima di tutti questi infortuni, del Covid, eccetera, eccetera, eri stato notato anche da squadre di massima serie. Credi che questa strada in salita ti debba condurre proprio lì, in Serie A, e forse proprio con il cavalluccio stampato sul petto? Io me lo auguro perché è quello che penso ogni giocatore punta, cioè nel senso non penso che un giocatore comincia a giocare e dice voglio giocare nella categoria più bassa. È naturale che aspiro a quello, o se viene con la maglia della Salernitana ancora meglio, anche perché sono 5 anni che sto qua. Quindi... Sei il giocatore bandiera della Salernitana, infatti non so se hai visto dove ti ho portato, cioè proprio nel luogo simbolo della Salernitanità. Quindi speriamo che venga con questa maglia, perché sarebbe ancora più bello. Dopo essere stati al Vissuti, ho deciso di infilarmi in una tua parentesi di vita e di venire a fare una passeggiata al Parco Mercatello con te, Kuma. Mi dicevi che ci venite spesso insieme, no? Sì, è un posto che frequentiamo quotidianamente perché è un posto circondato dal verde dove lui può muoversi liberamente, ma soprattutto un'ora di svago dopo magari un allenamento dove mi rilasso con lui, che oramai fa parte della mia vita. Ti piace Salerno, Valerio? Sì, è una città molto bella, poi è una città situata sul mare, quindi il mare penso piaccia a chiunque. Ti ci sei ambientato quindi più o meno fin da subito? Eh sì, oramai sono 5 anni che sono qui, quindi... La senti anche un po' tua come sì, città? Sì, anche perché oramai diciamo ho anche amicizie qui, e conosco benissimo tutta la città, quindi è un posto dove mi ci ritrovo molto bene. Andando a ritroso invece, parlando un pochettino della tua vita privata, personale, della tua infanzia, tu sei di Cinecittà, no? Sì. Il quartiere Cinecittà, e un bambino cresciuto con il sogno di Nesta e Sergio Ramos, o sbaglio? Sì, era diciamo quelli che quando me lo chiedevano da piccolo erano due dei miei diciamo simboli, due idoli che mi sarebbe sempre piaciuto ripercorrere, diciamo, le loro carriere, ma si sa che è una cosa molto difficile, però comunque sono due giocatori che mi piacciono molto e...
strana cosa poi la vita, no? Tu magari avevi degli idoli da bambino, invece oggi siamo circondati da bambini che ti guardano e probabilmente si ispirano a te, anche perché chiunque da bambino segue il calcio. Ecco, nella tua infanzia quanto è stato importante il calcio? Beh, nella mia infanzia ha preso una bella fetta di torta, diciamo, il calcio, perché comunque sappiamo il lavoro che fanno soprattutto i genitori, che devono essere con te sempre quando vai a fare gli allenamenti, ti devono portare, riprendere, quindi non è da sottovalutare il lavoro del genitore. Però nello stesso tempo devono essere bravi a lasciarti libero di giocare, ma soprattutto di divertirti, perché alla fine quello deve fare un bambino. Un bambino cresciuto nell'Atletico 2000, sì, che già lì mostrava il suo talento. Hai avuto un mentore, qualcuno che ti ha spronato nella tua crescita professionale? Beh, è un posto dove ci sono veramente cresciuto, perché poi era una società che era composta da diversi ex giocatori come Chierico, Giannini e Pruzzo, e quindi si respirava veramente calcio. Poi è stato un posto dove mi sono divertito tanto, ho conosciuto un mister da piccolo che tutt'oggi è un mio grande amico, che è Pietro Donadio, e spesso ci sentiamo, ma è un posto veramente che ci sono veramente legato, perché si respirava quell'aria di divertimento senza nessun pregiudizio, senza niente. Quindi di certo è stato un posto dove ti sei sentito quasi invogliato, no, in seguire questo tuo sogno. Però tu prima hai fatto un accenno ai tuoi genitori, sì, ai tuoi familiari. Penso che anche in famiglia tu avrai avuto qualche mentore, qualcuno che ti ha seguito in questa tua crescita professionale. Sì, soprattutto mio padre e mia madre, che tutt'oggi devo solo ringraziarli, perché hanno fatto dei sacrifici comunque, perché e quando ti alleni ad esempio con la Roma, che è situata a Trigoria, comunque da casa mia è un bel viaggio, e i tuoi genitori, se non ti stanno dietro, comunque è difficile anche portarti al campo. Loro non mi hanno fatto mai mancare niente sotto questo punto di vista, mi hanno sempre appoggiato, ma soprattutto quello che ringrazio che hanno fatto per me è stato non farmi pesare mai niente, mai niente. Soprattutto credo ti sono stati vicini anche in questi tuoi momenti di difficoltà. Penso che tu hai fatto affidamento soprattutto a loro, al loro amore, alla forza che ti trasmettevano, no? Certo, certo, anche se ho avuto quel periodo di difficoltà dove ero molto nervoso, loro comunque cercavano di tirare fuori sempre quella parte di me un po' più tranquilla. Ci siamo seduti anche perché Kume è arrabbiato, gli abbiamo sottratto l'ora pomeridiana del riposino, soprattutto di sabato, no? Molto arrabbiato, molto arrabbiato. Lui almeno 2 orette dopo pranzo se le deve fare, perché sennò è un problema per chi ci sta intorno. Sbirciando sui tuoi social ho visto che sei molto legato a lui e credo sia diventato un po' il centro affettivo qui a Salerno. Fa un po' le veci della tua famiglia, perché è lontana, come dicevamo prima. Nonostante cerca di esserti vicina, purtroppo la distanza c'è. Beh, certo, quello sicuramente, però lui fa parte oramai della mia vita. L'ho cresciuto da quando era veramente un batuffoletto, che era piccolo piccolo. È sempre un'emozione anche quando torno a casa, che mi riempie di feste la mattina appena mi sveglio. E oramai non può uscire dalla mia vita, è veramente un'emozione continua. E Valerio, invece, per quel che riguarda i tuoi compagni di reparto, no? Sì. Negli anni qual è stato il compagno di reparto che ti è stato più vicino e in cui hai trovato un valido appoggio? Beh, ti posso dire 2 nomi, che sono Tuia e Bernardini, perché sono 2 giocatori molto bravi, ma soprattutto 2 persone che molto umili, che mi hanno fatto crescere vicino a loro. Io ero arrivato qui che ero veramente piccolo, però loro, diciamo, mi hanno preso sotto la loro ala e sono stati veramente spettacolari tutti e 2. Mentre l'attaccante che ti ha impressionato di più e con cui hai provato maggiore difficoltà, ecco, ti ha messo più alla prova? Beh, Donnarumma, Coda, anche se giocavano tutti e 2 con noi, Caputo, ce ne sono stati comunque molto molto bravi. Adesso è arrivato probabilmente il momento del tuo rilancio, questa è la stagione decisiva. Quali sono i tuoi obiettivi personali? Beh, sicuramente quella di rientrare in campo per dimostrare comunque che
un'operazione non ti cambia a livello di giocatore, cioè nel senso che ti cambia perché comunque hai subito una cosa grave, però devi essere altrettanto bravo a rilanciarti per dimostrare che comunque quello che hai fatto lo puoi continuare a fare benissimo. Ecco, uno che spende valide parole sul tuo conto e che comunque crede che il tuo ritorno in campo possa essere soltanto un valore aggiunto è Castori. Cosa significa per te avere già di partenza la stima di un allenatore? Beh, sicuramente la stima dell'allenatore fa aumentare la fiducia soprattutto nei propri mezzi, anche perché comunque quando sei fermo da tanto la fiducia tende un po' a scemare, invece comunque sapendo che l'allenatore ha fiducia in te è un'arma veramente in più per poter tornare a dimostrare che ci sono. È un mister che è un grande motivatore, è un mister che ti fa capire che non bisogna mollare un centimetro perché comunque su quel centimetro ci si perdono le partite e lui su questo ci lavora quotidianamente con il suo staff e sono sicuro che potremo fare bene. Di sicuro il fatto che hai avuto un ritardo, no, nel poter scendere in campo ti porterà ad avere una sana ma leale competizione con i tuoi compagni di reparto per provare a riprenderti quel posto da titolare che la vita ti ha sottratto. E cosa ne pensi dei tuoi compagni di reparto attuali? No, sono tutti molto bravi, molto validi, quindi sicuramente ci sarà una sana competizione come d'altronde succede in tutti gli anni, in tutte le squadre, dappertutto, però è giusto che sia così, è giusto che chi merita di giocare giochi, quindi c'è una sana competizione senza nessuna invidia, nessuna gelosia, in maniera molto sana. Purtroppo il momento in cui tornerai in campo, noi lo possiamo notare dalle mascherine che indossiamo, è un momento particolare. Come ti dicevo, al Vestuti i tifosi ti hanno sempre appoggiato anche nei tuoi mesi di calvario, però tu al ritorno in campo non li hai trovati e non li troverai. Quanto costa per una persona abituata a un coro, a un'esultanza, al calore dei tifosi salernitani? Quanta mancanza avvertirai? Beh, parecchi, anche perché io la mia ultima partita, a parte l'ultima di Genova, l'avevo giocata nel ritorno dei playout lì a Venezia e comunque mi ricordo che anche in quella trasferta vedevo la tribuna che era completamente piena, quindi sicuramente è una cosa che a noi mancherà, ma soprattutto a me personalmente mancherà perché ero abituato a vederne veramente tanti, quindi spero che questo periodo finisca prima possibile per tutti, non soprattutto per le persone che vivono anche al di fuori del calcio, non solamente in questo ambito. Ce l'hai un coro che ti è più a cuore, che ti dispiacerà non ascoltare? Salernitana, la curva te lo canta, sempre quello. Ormai sono partito con quello. Il pezzettino di coro me l'hai preceduta, sì, questa cosa. Ormai sono partito con quello e finisco con quello, dal primo anno. Allora, siamo arrivati al momento delle buste, il momento fatidico delle nostre chiacchierate. Queste mangi le buste. Ormai si è diffusa la voce, la notizia bella e la notizia brutta. In realtà non è sempre così, queste buste contengono dei ricordi che fanno parte della vostra vita, del vostro percorso calcistico, ma anche del vostro percorso di vita. Okay. E in queste due buste c'è qualcosa per te. Devi solo scegliere da quale delle due partire. Io scelgo questa qui. Middle finger to the sky. I'm gonna die. Someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still Cosa c'era, Vale, in questo video? C'erano tante emozioni su un rientro in campo, c'erano mesi di
di passione non espressa per motivi di forza maggiore. C'era tanta voglia, tanta ansia anche. E anche io a fine partita mi sono rimesso a vedere la partita e tutti quei momenti, ogni passaggio, ogni intervento, ogni chiusura, ogni corsa, perché mi mancava veramente tanto il campo, mi mancava da morire, mi mancava la preparazione della partita, lo spogliatoio, lo spogliarmi, aspettare quella mezz'ora prima del riscaldamento, il massaggio pre-partita per prepararti al meglio sul campo, mi mancava veramente tutto, tutto. Penso che rientrare in campo nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria a Genova per te sia stato proprio il momento in cui hai detto finalmente forse ho ripreso il posto che mi spetta. Certo, è stato emozionantissimo, poi comunque mi hanno fatto anche un grande regalo con la fascia da capitano, quindi è stata un'emozione doppia. Quindi sono veramente contento, ma tanto, 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 anche comunque contro una squadra molto importante come la Sampdoria. Però è andata, peccato per il risultato, però sono contento per il mio rientro. Però hai potuto, diciamo, rivivere quelle emozioni, quelle cose che ti sono appartenute fin da piccolo. Certo, comunque mancava la quotidianità di tutto quello che facevo fino a un anno fa, quindi riviverla in maniera così viscerale e dopo un mese comunque di allenamenti è stato veramente molto bello. È rimasta un'altra busta. Apriamo anche questa. Facciamo Vai. Scambio? Sì, te la passo. Vai. Grazie. Un altro. Ah! Ciao Valerio, dopo tanto penare sei riuscito a rientrare in campo contro la Sampdoria e per me è stata una grandissima gioia. Ma faccio un rewind, torniamo un attimo indietro. Sei arrivato a Salerno, che eri un ragazzino, lo faccio da bambino, e tu sai come ti ho accolto e anzi come volevo che tu dovevi essere in quel momento. Ma per me il calcio non ha età. E mi ricordo che ti presentasti subito marcando Alfredo Donnarumma. Tu sei entrato subito dentro la mia testa per l'attitudine che avevi, la voglia di primeggiare sui contrasti, la voglia di far vedere quello che tu eri capace di fare. E anche se tu hai perso il tempo, il terreno, non a causa tua, non a causa delle tue qualità, ma per i fortuni che nella vita bisogna mettere anche in conto, hai ancora tutto il tempo. Auguri, in bocca al lupo per essere quel ragazzo spigliato che ha negli occhi la voglia di giocare a calcio. Mi auguro che tu davvero possa scrivere ancora quest'anno insieme alla tua squadra una bella pagina di questa società, ma con te protagonista. Ricordati, Valerio, nella vita non ti regala niente a nessuno, a volte bisogna essere anche fortunati a prendere il treno in corsa, ma tu hai tutte le caratteristiche, tutti i crismi per essere un grandissimo giocatore. E aspetto di vedere te e un giorno poter dire quel ragazzino lì, anche per poco tempo, l'ho allenato anch'io. La stima è reciproca, perché stamattina al Vestuti mi dicevi che lui comunque è stato un mentore per te, qualcuno che ci ha creduto veramente. I bambini, se sono bravi e lo meritano, giocano. Queste sono le sue parole a Sarnano. Ecco, cosa ti senti di rispondere a mister Sannino? Beh, innanzitutto mi hanno toccato molto le sue parole, sono sincero. Mi ha portato indietro, diciamo, col tempo, con i ricordi di quando sono arrivato lì a Sarnano i primi giorni e mi ricordo lui veramente un martello, cioè non mollava niente, era come posso dirti, un papà che cerca di mandarti sulla retta via, quindi mi massacrava il giusto e mi diceva bravo il giusto, però ti dava il bastone e la carota. Però mi è servito tanto, perché lui, come dice nel video, non ha mai visto la carta d'identità, nel senso che se veniva Mantovani con zero presenze tra i professionisti e ne arrivava un altro con 400, lui non gliene fregava niente, importava solamente come ti allenavi, come
ti accingevi tutti i giorni ad arrivare al campo, nel senso che dovevi essere una persona propositiva che si dedicava sempre al calcio. Quindi di questo gliene sono grato e mi ha lanciato lui nel mondo dei grandi. Quindi mi ricordo ancora il discorso che fece contro la Spezia, la giornata di apertura del campionato di Serie B, mi disse: ti dico una cosa, tu sei un ragazzino e già stai sul cavolo a tutti perché io ti faccio giocare a titolare, quindi vedi di non farmi rimangiare quello che ho fatto. E mi ricordo che lì feci comunque una bella prestazione e rimase contento. Quindi è una persona che stimo molto per la sua schiettezza, è una persona veramente vera, che nel mondo del calcio è difficile trovare, perché è uno che non ha veramente peli sulla lingua, è uno che se ti deve dire una cosa, piuttosto che dirti una mezza bugia, ti dice una verità forte, chiara, diretta, che non ha mezze misure. Però sono queste le persone che servono comunque, perché viviamo in un mondo comunque che a volte non è, diciamo, sempre proprio il massimo della schiettezza, quindi ben venga che ci siano persone del genere, e comunque io voglio un gran bene anche io. Tra l'altro nel videomessaggio lui ti ha augurato di riprenderti il posto che meriti, ovvero un posto a grandi livelli, no? Tu invece, Valerio, come ti vedi nel futuro? Cioè, dove ti vedi? E soprattutto vedevo che sbirciavi ogni tanto i palloni con i bambini, no. Ti ci vedi, papà? Sì, però diciamo che non è adesso il momento, più in là. Diciamo che per il futuro, come vedo? Vedo che adesso tocca guardare il presente e riguadagnarsi quello che si è perso lungo la via, e poi dopo al futuro ci si penserà, però passo dopo passo. Cosa ti aspetti da questa stagione? Aspetto sicuramente vada meglio dell'anno scorso, quindi puntiamo sempre a migliorare, non porci dei limiti, affrontare le partite come stiamo facendo, senza guardare in faccia a nessuno. Abbiamo fatto un bel inizio e dobbiamo continuare su questa via. Io davvero ti auguro il meglio, perché sei una bella persona. Grazie. E grazie mille, grazie davvero. Grazie Valerio. Grazie. No, con mister. Con mister. Io non sto a ridere, io non c'entro niente. Io non mi sto proprio guardando, sto così. Facci vostra.